Buongiorno, buongiorno al vostro A Homeless, sono qui, allora faccio il solito giardino, parco, tra poco vi farò vedere, anzi parleremo di cose, vi farò due o tre video se ce la fa oggi, che volevo parlarvi di certe cose, vediamo un po' se ce la fa girare la fotocamera, Allora, oggi volevo farvi una domanda, no? Una domanda un po' ingenua la prima, però la seconda un po'... Boh, non lo so, la domanda è... Esiste l'attimo? Cioè, se ne potrebbe fare a meno dell'attimo? Col punto interrogativo, che cos'è l'attimo? È l'attimo, no? Avete presente quei momenti in cui dicono che... Boh, non so, mi sento ispirato, no? Ho voglia di fare un video, però c'è solo qualche minuto. Ora qualcuno potrebbe dire, vabbè, un attimo è un tempo molto breve, non è un minuto o due, roba del genere. Vabbè, io l'allungo un po'. L'allungo, io chiamo attimo, però magari c'è un'ispirazione che dura un minuto, 10 minuti, 20, 100, non lo so, fate voi. Passano attimi, che però vengono moltiplicati, no? Un attimo, non lo so, può avere un secondo, due, tre secondi, non lo so, non so. Insomma è così, però poi durano minuti, però non ho capito, ma chi fa un video, no? Ad esempio, non può, questa è la prima parte del discorso, non può, come si può dire, cioè usare un metodo per farlo, cioè per fare un video, ad esempio, come sto facendo io, non può usare un metodo invece di pensare a chissà cosa e cercare l'attimo? Certo, è poetico cercare l'attimo, però, cioè... Se uno ha un metodo, farò anche quel video, forse magari un po' meglio, no? E questo è una parte del discorso. Poi c'era una parte altra del discorso, no? Se volete incontrare una persona, voi, cioè, cosa aspettate? L'attimo per fargli la sorpresa? Generalmente gli date un appuntamento e poi andate puntuali a quell'appuntamento. Oppure vi avvicinate da lontano, piano piano, e incominciate, oh ciao, mi riconosci, oppure no, non mi riconosco, nel senso, lo conoscete, no, è un vostro amico, amica, cioè, capite, funziona così, piano piano uno si avvicina, cioè, questa è la domanda, no, perché oggi era mangiare, mi hanno dato il mangiare, sì, boh, insomma, mangiavo, e c'è uno furtivamente si è avvicinato, no? E cioè a me mi ha fatto paura perché è venuto veloce di scatto. Siccome mi sono spostato, no? Tipo così. E mi ha fatto paura, mi è venuto a mettere di fare questo video. Quindi voglio sapere cosa ne dite voi? Usate l'attimo voi? Cioè usate un tempo per fare certe cose? Per fare le sorprese? Non avvertite prima? Volevo farvi questa domanda, una domanda che può sembrare semplice, anche il discorso è semplice, discorso semplice, però mi è venuto in mente, perché c'è questa persona oggi che si è avvicinata abbastanza velocemente, mi ha fatto paura, e quindi mi è venuto in mente, poi anche perché prima facevo sempre i video, li preparavo, oppure anzi no, in realtà non li preparavo, sì, avevo una sorta di preparazione, diciamo, pensavo prima o poi fa un certo video, ora aspetto l'ispirazione, oh? Aspetto l'attimo. Boh, ditemelo voi cosa ne pensate. Vabbè, io tanto sto sempre qua, Vediamo un po' se c'è verso un po' tra di più. Ditemelo voi cosa pensate, Buona giornata.